Non lo respiro, aiutatemi. È una frase che è stata detta tante, troppe volte in questi mesi. È stata detta anche da un uomo di 46 anni, un afroamericano, George Lloyd. Sono state le sue ultime parole. C'era un poliziotto che lo stava soffocando con un ginocchio. Qualcuno ha detto che è stata un'esecuzione pubblica. È successo a Minneapolis, in Minnesota. È stato un agente di polizia durante un controllo, le immagini hanno girato, da 2 giorni la città in fiamme, è stato bruciato un commissariato, c'è una rivolta in corso, Trump ha minacciato di mandare 500 uomini della Guardia Nazionale e ha detto se continuate così cominceremo a sparare. Non è l'unica rivolta di questi giorni, perché in Cina 2 giorni fa l'Assemblea del Popolo ha votato la legge sulla sicurezza nazionale. 2.978 sì, 6 astenuti, un no. È una legge per prevenire ufficialmente attività separatiste, attività terroristiche, attività sovversive contro il potere centrale, ma insomma è una legge che vuole bloccare quei giovani che dal 2014 con la rivoluzione degli ombrelli, poi l'anno scorso e anche in queste settimane lottano per l'autonomia e l'indipendenza di Hong Kong. Oggi ho parlato con Joshua Wong, che è il volto simbolo di questa rivolta, di queste manifestazioni. È nato nel 1996, ha 24 anni. È un ragazzo che ama i supereroi, i fumetti dei supereroi e che si batte senza avere superpoteri contro un superpotere mondiale, cioè la superpotenza cinese, e ha detto torneremo in piazza. Perché metto insieme questi due eventi, uno molto doloroso, l'altro molto pericoloso anche per gli equilibri internazionali? Perché Trump e Xi Jinping rappresentano gli Stati Uniti e la Cina che sembrano i protagonisti di questa nuova guerra fredda, tra l'altro in questi minuti proprio che stanno battendo le agenzie adesso, Trump che ha già rotto con Twitter perché Twitter ha oscurato un suo messaggio che incitava alla violenza, qualche minuto fa ha rotto anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'OMS, ha detto gli Stati Uniti non sono contenti di come vi siete comportati sul coronavirus. Come se lui si fosse comportato bene, e quindi lasciamo l'OMS. Sembrano due fronti contrapposti di una nuova guerra fredda, ma i regimi, che siano autoritari e totalitari come la Cina o che siano democratici come gli Stati Uniti, poi devono essere tutti valutati su come si trattano le minoranze, i dissidenti, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di stampa. E da questo punto di vista, se si studiano anche alcuni libri appena usciti, ne cito due perché sono scritti anche da due giovani ricercatori e giornalisti, Alessandro Resu, Le potenze del capitalismo politico Stati Uniti e Cina, e Simone Pieranni, Red Mirror, ecco, ci raccontano questa situazione in modo un pochino più complesso. La Cina è il paese da cui è partito il Covid, da cui è partito il coronavirus, ma anche il paese della cyber security, della videosorveglianza, della super app che controlla ogni tuo movimento, il paese dell'intelligenza artificiale, il paese dove c'è il sistema dei crediti sociali, cioè ti fanno il rating come cittadino e anche come persona. È la vita a punti. Ma è un sistema allo specchio, perché la domanda è: la Cina alla fine finirà per somigliare a noi o noi finiremo per somigliare alla Cina? Sono realtà a specchio e noi ci riflettiamo in queste realtà. Questa è la settimana in cui, lo dicevamo adesso Diego, è mancata la conferenza stampa di Conte, diciamolo, no? Finora non ha ancora parlato. In questi minuti le agenzie stanno dicendo che è finito il vertice, no Paolo Francesca, è finito il vertice regioni-governo e pare che tutte riaprono il 3 giugno, si riaprono i confini. Così Conte festeggerà i suoi 2 anni a Palazzo Chigi. Il governo giurò il 1° giugno, sì, ma quale governo? Conte 1. Poi è arrivato il Conte 2. Il Conte 1 si specchia nel Conte 2, sono due riflessi, due figure che si rispecchiano una con l'altra, anche se hanno vicino personaggi molto diversi tra loro, Salvini ministro degli interni e adesso c'è invece il PD, e forse chissà, Conte 1 e Conte 2 si riflettono verso un Conte 3. In un sistema istituzionale lacerato, Mattarella oggi è intervenuto di nuovo, come fece un anno fa, sullo scandalo Palamara, sullo scandalo dei magistrati e del Consiglio Superiore della Magistratura. E
in un sistema economico a pezzi, perché questa è la fotografia che ha fatto sempre oggi il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco. Previsioni per il PIL meno 9, meno 13%, la più grave crisi economica e sanitaria della storia repubblicana, i poveri stanno perdendo il doppio dei ricchi o di quelli che stanno meglio, potrebbe crescere il disagio, la protesta, la rivolta sociale. Insomma, con queste parole ci apprestiamo a festeggiare e a celebrare la festa della Repubblica il 2 giugno. Un'Italia sfinita, un'Italia sfiatata, senza fiato, con un dibattito pubblico intellettuale senza respiro. Un'Italia smandrappata, avrebbe detto Gianni Brera, grande giornalista, non solo sportivo, che è morto in un incidente stradale a Codogno, da cui è partito tutto, dove andrà Mattarella proprio il 2 giugno. Una storia da 2 giugno è quella di Emanuele Scieri, che è, l'abbiamo dimenticato tutti, era un militare della Folgore, 26 anni, siracusano, fu ucciso a Pisa 28 anni fa. Questa settimana la Procura Militare ha terminato le indagini e ha rinviato per conclusione le indagini tre suoi ex commilitoni, tre ex caporali. E una storia mi ha ricordato quella di Stefano Cucchi, e a Siracusa qualcuno dice: cambiamo la strada via Cadorna, quello che perse a Caporetto, chiamiamola via Emanuele Scieri. In Cina, a Hong Kong ci sono i giovani in piazza, a Minneapolis c'è la rivolta degli afroamericani e dei neri, è stato anche arrestato un giornalista della CNN, poi subito rilasciato. In Italia sono scesi in piazza i giovani dottorandi, i giovani medici. Per mesi li abbiamo chiamati eroi, con il camice hanno dato le spalle al Palazzo della Camera, al Palazzo di Montecitorio, perché il Palazzo si disinteressa di loro. Ho ricevuto una lettera di una infermiera, Gabriella Lecce, che dice: prima eravamo gli eroi, siamo i soccorritori di tutti i giorni, cerchiamo di garantire l'articolo 32 della Costituzione che vale per tutti. Non ho respiro, non riesco a respirare, sono state le ultime parole di George Lloyd. Noi respiriamo nella mascherina, quindi respiriamo male, e invece abbiamo bisogno di allargare il respiro, di allargare la vista, perché questo è la democrazia. Democrazia è respiro. Grazie a Marco.